fondamentalmente nasce dalla nostra amicizia mia e di Marco, nasce dal fatto che tutti e due siamo tifosi del Toro. La differenza tra me e lui, a parte che sono un po' più bello, è che io ci gioco pure nel Toro. E niente, nasce fondamentalmente anche da una sua idea. Dopo il fallimento mi ha proposto questa cosa. Io lì per lì sono rimasto un po' così, un po' basito, perché ragionavo e pensavo che un libro sulla mia persona potesse interessare poco, però questo è tutto tranne che fuorché una biografia. È una, sì, la mia vita romanzata, ma a volte a rileggerlo penso che la gente possa non crederci tutto quello che è successo, perché sembra quasi veramente una storia un po' artefatta. Perché me ne sono successe così veramente di tutti i colori, ma non in senso negativo, nel senso che comunque ho toccato tanti lati del mondo del calcio, della vita quotidiana, e proprio per questo secondo me è una storia interessante da leggere. Non voglio prendermi i meriti di quello che ho fatto nella mia carriera, che è una carriera anche avara di soddisfazioni per certi sensi, però sicuramente è la dimostrazione che quando non si molla i risultati alla fine si ottengono. La pagina che più mi rappresenta è la pagina dove io mi soffermo a pensare su tutto quello che è successo fino al fallimento del Torino vecchio, fallimento compreso, e tutto quello che stava succedendo in quell'estate afosa del 2005, quando Torino era così un po' in subbuglio, tutti i suoi tifosi erano mobilitati, l'avvento del nuovo presidente ed editore di questo libro era alle porte, quindi tantissime emozioni. Un po' di scoramento, preoccupazioni, paura, una miriade di sentimenti che si andavano poi ad incrociare l'uno sull'altro. Quella è la parte più bella, secondo me. Un dispiacere che di quella squadra sia rimasto solo tu a poter raccontare che cosa hai vissuto. È un po' come l'Highlander, ne rimarrà uno solo. sì, fa pensare perché questo è il calcio moderno, dove non esistono più le bandiere, dove si cambia squadra a ritmi vertiginosi. Io ho un sogno nel cassetto, quello di continuare il più lungo possibile qui a Torino. Mi piacerebbe, anche se non raggiungerò mai il suo record di presenze, di fare tanti anni quanti ne ha fatti il capitano per eccellenza del Toro come Giorgio Ferrini. Chissà, è un obiettivo che mi sono posto, molto lunga scadenza, però mi piacerebbe un giorno arrivare oltre i 40 anni, arrivare alle sue 15 stagioni. La sua storia è sintomatica e rappresentativa e racconta molto di più di quello che può essere un calciatore, intanto perché lui è un calciatore atipico, non sono certo io a scoprirlo, ma perché poi dall'incontro e dal racconto soprattutto della sua storia che mi ha fatto sono nate altre idee, sono nate delle prospettive su quella che è stata la sua carriera, la sua avventura nel mondo del calcio, dal Philadelphia passando per Aosta, per Verona, per Reggio Emilia, San Donà. Quindi c'era anche l'altra faccia dell'Italia, c'era l'altra faccia del calcio, c'erano molte cose che sono avvenute nel frattempo, per cui conoscendoci, diventando amici, abbiamo anche scoperto l'ascolto e l'interesse per altre storie che accadevano nel mondo, per cui c'è stato modo di parlare anche di quello che succede magari in posti come Kabul o come Baghdad, che sembra non c'entrare nulla con il Toro, invece raccontando la storia di uno come Alberto c'entrano e come.